Assessora Starace, qui dal balcone del municipio del comune di Vieste, l'assessorato alla cultura continua a impiegare risorse importanti per iniziative che rendano ancor più attrattive il centro garganico Vieste. Riconferme e novità. Partiamo magari dal Festival Internazionale di Musica, poi collegato anche alla mostra di Zeffirelli. Il filo conduttore del festival sarà Franco Zeffirelli con le sue opere, quindi le musiche che insomma sono state rese famose dalle sue opere. E Franco Zeffirelli, che quest'anno compie 100 anni dalla sua nascita, e per questo motivo abbiamo organizzato una mostra permanente presso il Castello Svevo, che sarà aperto per tutta l'estate fino al 30 settembre, proprio con un allestimento di una mostra dedicata alle sue opere, ai suoi costumi. Insomma, lui era un pittore importantissimo, insomma, quindi si troveranno degli spunti che magari il cittadino comune che non conosce Zeffirelli nella veste di non regista insomma potrà sicuramente trovare interessanti. E quest'anno si celebra anche il centenario della nascita di Maria Callas, e quindi durante questo festival ci sarà l'occasione di entrare in questo mondo meraviglioso del teatro e di così gustare questo parallelo tra Zeffirelli e la Callas, e insomma in uno scenario bellissimo quale quello della Marina Piccola, quello del castello, perché ci saranno delle tappe in questo festival. Dulcis in fundo, una serata speciale il 15 luglio con uno spettacolo inedito intitolato Zeffirelli racconta la Callas racconta Maria, un reading musicale dove la parte della grande soprano sarà affidata all'attrice Laura Morante, la parte di Franco Zeffirelli all'attore Francesco Testi, e poi ci saremo io con la flautista Valeria Marceva e il nostro artista in residenza, il grande violinista Davide Alogna, a concludere questo inedito, perché è uno spettacolo inedito autorizzato anche dalla Fondazione Zeffirelli di Firenze. Simona Atzori, il suo spettacolo I miei 20 anni più 2, che cos'è questo spettacolo? È uno spettacolo che racconta la mia storia artistica e di vita attraverso la danza, la pittura, ci sarà anche il canto. Io racconterò proprio in prima persona le emozioni di aver trasformato la mia vita in un sogno. È la prima volta che viene ad esibirsi a Vieste, che tipo di sensazioni le dà questa location? Non è la prima volta, ma devo dire che questa location è qualcosa di fenomenale. Infatti credo che l'emozione sarà raddoppiata, perché danzare in un luogo così magico con accanto questo mare meraviglioso sarà qualcosa di unico. Marco Messina, dalla Scala di Milano alla Marina Piccola di Vieste, che cosa questo spettacolo regalerà al pubblico di Vieste? Noi sicuramente ci emozioneremo e spero che questa grande emozione che abbiamo dentro possa arrivare a tutto il pubblico che ci verrà a vedere in questa location spettacolare. Ho girato tantissimi teatri, devo dire, in tutto il mondo, però è un posto speciale. Ieri sera durante le prove ci sono venuti i brividi in scena ed è abbastanza raro, perché c'è arte anche intorno a noi, e questo sicuramente rafforzerà la nostra danza, il nostro spettacolo. L'arte racconta la vita, l'amore, l'amicizia. L'amicizia che mi unisce a così tante anime.